Questa è una memoria difensiva che leggerò tra breve, il 7 novembre prossimo, nel tribunale di Benevento. Se mi fossi buttato addosso all'ispettrice di polizia e giudiziaria e l'avessi minacciata, ingiuriata e offesa, ho recitato le sue parole minacciata, ingiuriata e offesa. I suoi colleghi della Procura, il brigadiere Cimmino, l'ispettore Furno, l'ispettore Clemente e il sovrintendente di Polizia Giudiziaria mi avrebbero immobilizzato, avrebbero prelevato i filmati registrati dalle loro telecamere interne e mi avrebbero denunziato immediatamente al procuratore o al suo sostituto a norma dell'articolo 361 del codice penale, perché questo è un obbligo quello di denunziare, non come ha fatto la casale dopo aver visto la mia denunzia 27 giorni dopo l'accaduto. Così che per la dodicesima volta la procura di Benevento mi ritiene colpevole di reati non commessi, orchestrati sulla base di miserabili farsità per minacce, per offese ed insulti inesistenti, per ingiurie non proferite, per condotte non vietate dalla legge e per fatti non perseguibili dal codice penale, per tre semplici motivi. 1. L'ispettrice sostiene che io l'abbia minacciata, ripresa fraudolentemente e offesa sui network. Ma tali affermazioni sono false, disoneste e non sorrette da uno straccio di prova. Perché nel video che ho salvato su YouTube non c'è nulla di quanto ha dichiarato l'ispettrice, in querela e in udienza. Perché le offese, le ingiurie e le minacce non esistono e non sono state confermate dai testi citati dalla Casale. né la casale ha esibito come controprova i filmati registrati dalle telecamere interne della Procura perché le conversazioni postate su Facebook e le didascalie sovrapposte al video salvato su YouTube sono linguisticamente ineccepibili e per niente offensive anche perché raccontano e mostrano esattamente quanto è successo, quanto è accaduto in procura e le attività illecite operate su tre procedimenti penali sporti da me nel 2010 e nel lontano 2012, illecitamente riuniti in un solo fascicolo, palleggiati per otto anni da sette magistrati, e ripetutamente manipolati e massacrati in procura. 2. Il procuratore capo e la sua sostituta sostengono che occorre il consenso della persona ritratta per caricare un video su YouTube, ma si sbagliano clamorosamente. In quanto l'articolo 97 della legge 633 del 41 recita che, ripeto testualmente il testo della legge, non occorre il consenso della persona ritratta perché? Perché la guerrerante Rosa Casale è un agente di polizia giudiziaria. E perché l'ispettrice all'epoca dei fatti era in attività di servizio, collaborava con la PM affidataria del fascicolo scompagginato e svolgeva un ruolo istituzionale in un pubblico ufficio dello Stato, perché in tempo reale io filmavo lecitamente la sottrazione e l'occultamento di atti veri, reato punito dall'articolo 490 del codice penale con la reclusione fino a sei anni. Perché ancora? La casale mi accusava falsamente di urlare, di essermi buttata addosso a lei di averla minacciata di averla offesa alla presenza dei ma suoi ma lei mi collega... sta traggiando fatemi capire mi sta minacciando mi sta minacciando non mi minacci non mi minacci e io non minacciato no si sì, si sta buttando addosso a me non mi minacci non mi minacci e non, mi non, mi non sorrida faccia la richiesta ma, ma faccia la richiesta mi no lei che sta facendo da stampa da quando è arrivato vuole continuare a ma, provocare ma, lei ma, mi... non mi sono uscire non mi che invece non hanno confermato le accuse in udienza, perché la ripresa, ancora, la ripresa filmata è giustificata dalla necessità di denunciare, come poi ho fatto, l'alterazione di un procedimento penale, la sottrazione di numerosi atti probatori dallo stesso fascicolo e dalla necessità di difendermi dalle false accuse dell'ispettrice. Ed infine, perché volevo che fosse individuato e finalmente punito il cancelliere che aveva fotocopiato l'intero fascicolo, aveva miscelato i tre procedimenti penali, aveva sottratto tutti i documenti originali ed aveva fatto sparire tutti i DVD. Non c'era rimasto niente, manco uno straccio di prova. Tre. Il video non è stato registrato ad insaputa della casale, con telecamere nascoste, né fraudolentemente, come mi contestano il dottor Policastro e la dottoressa Tillo, ossia il procuratore e la sua sostituta. Ma è stato effettuato con una visibilissima macchinetta fotografica molto grande, una Nikon D90 in maniera limpida e trasparente, visibile all'ispettrice, al suo sovrintendente e a tutti i presenti. Infatti, la casale si avvicinava proprio per impedirmi di firmare il fascicolo scompagginato, fotocopiato e spogliato dai DVD. E poi con il dito puntava la spia lampeggiante della telecamera e, alla richiesta delle sue generalità, mi rispondeva. Non lo dico il nome perché lo vuole registrare. Allora, lei Ma lei chi è? è? Vuole dire il no, nome? No, non lo dico il nome perché lo vuole registrare. Sono ispettore di polizia. Allora, ah, lei si va. vede si sente benissimo nel video. Che prudentemente salvai su YouTube. Per questi motivi non c'è reato. E non è applicabile il primo comma dell'articolo 617 septi S del codice penale, ossia il reato contestato dal procuratore e dalla sua sostituta. Perché il secondo comma recita, e ripeto testualmente, la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese, delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento giudiziario. E per l'esercizio del diritto di difesa, due cause che rientrano esattamente in quello che ho fatto io. Ho aperto un procedimento giudiziario che dorme da quattro anni e mezzo in procura e mi sono difeso. Senza dilungarmi in altre puntualizzazioni, che invece ho analiticamente esposto con le memorie difensive recapitate al PM a suo tempo e alla Signoria Vostra Illustrissima, e mi rivolgo al giudice al quale dovrò leggere questo riassunto breve: evidenzio che la persona che omette o ritarda, o omette o ritarda. La denuncia di un reato commesso ai danni dello Stato è punito con un'ammenda. E la legge dice ancora, il codice penale dice, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, l'articolo 361 del codice penale inasprisce la pena e prevede la reclusione fino a un anno. Non è una cosa leggera. Quella di omettere una denuncia. L'ispettrice, i suoi colleghi di Polizia e Giudiziaria e gli altri dipendenti della Procura erano pertanto tenuti a denunziare non solo me se avessi minacciato, ingiuriato e offeso la Casale, ma a norma dell'articolo 361 del codice penale, erano tenuti a denunziare la scompaginazione di un procedimento penale, la sottrazione dei DVD e di tutti i documenti originali dal fascicolo la mattina stessa del 2 agosto 2018. Io ho finito, ho finito ma. <ride> Ma finito questo processo ne dovrò fare ancora un altro, il tredicesimo e uno a Sant'Antonio. Mi chiedo, chi dovrà pagare il conto? Non a me, alla mia famiglia. Io o chi, avendo visto il video, non ha distinto, o forse non ha voluto distinguere, la verità dalle menzogne.